avviato a questa conversazione e al Vesta con la sua presenza, appunto, l'attenzione verso attività che a volte vengono considerate un po' marginali e che invece sono davvero il cuore di una comunità, e quelle che davvero sono quelle cose che costruiscono il tessuto sociale. Io arrivo dal nord, dove apparentemente ci sono risorse straordinarie e dove però mi abita di attraversare territori dove il tessuto sociale è costituito dall'ultima outlet, dall'ultimo shopping center, dal nuovo centro commerciale. Ed è davvero tristissimo vedere come appunto i giovani di una comunità siano instradati verso quelle realtà piuttosto che verso realtà come queste. Io non lo dico perché sono qua in questo momento, ma essere in Puglia in generale per me è un regalo, dappertutto. Forse perché conosco persone straordinarie, e qui ce n'è una grande concentrazione però su questo territorio della Puglia. Ci sono poi realtà come questa che sono così anomale nel panorama nazionale. Cioè, è vero, nelle grandi città ci sono altre possibilità, ci sono c'è un grande dispendio di attività anche culturali. Però voi non immaginate quante sono le scuole in Italia che non hanno nemmeno lontanamente una biblioteca come questa, ma quanto sia molto più comune avere una stanzetta con dei mobili ben chiusi a chiave che contengono libri di almeno una cinquantina d'anni fa, se va bene, e dove è accessibile questo patrimonio librario. C'è una persona meno competente, meno affascinante, meno collaborativa dell'intero comprensorio scolastico. Cioè generalmente la persona che per ragioni di salute, per ragioni di età, per qualche ragione particolare, non ce la fa più tanto a insegnare, a parlare. Allora che si dice? Permettiamo le bibliotiche. Ecco, questo è veramente l'opposto di quello che è la realtà di questa scuola e della realtà, è l'opposto di quello che deve essere. Tutta l'Italia dovrebbe essere come Giona, una comunità che cresce intorno alle parole, intorno alla comunicazione, intorno alle relazioni fra i bambini, gli insegnanti, i genitori e tutti gli altri, anche quelli che non hanno bambini. Quindi mi sento proprio di dovere congratularmi ed essere veramente commossa nel riconoscere il lavoro che su questo territorio è stato fatto, con quanta passione, con quanta volontà, con quanta tenacia, perché non si avrebbero platee come queste se il lavoro non ci fosse stato. Io vado continuamente in giro per l'Italia, mi abito di avere sia di fare incontri con molte persone, come più o meno come siete stasera, ma mi capita molto spesso di andare in luoghi organizzatissimi apparentemente, probabilmente anche con molte risorse, dove mi trovo a parlare altre persone. E qui questa è la già del fatto che sì, hanno sentito parlare di una legge, di informazione della lettura, eccetera, ma non c'è stato lavoro sul territorio, non c'è stato lavoro quotidiano, non sta. Una lettura è una lunga conquista e non si improvvisa nulla in questo campo, si lavora quotidianamente. Il messaggio ormai sull'eccezionalità dell'evento, sulla presenza del grande nome, dell'attore, di Grillo, che viene a leggere una poesia o viene a leggere qualcosa che fa teatro, questo non serve. Serve lavorare tutti i giorni. Poi forse se ci ne vengo, una volta ogni tanto. Però se non c'è il lavoro quotidiano, se non c'è la costruzione dei rapporti, sono risorse gettate al vento.
Poeta che probabilmente io penso che forse